David Lacoste presenta Scoperta Bibbia di 1000 anni fa. Gesù non fu mai crocifisso, cambia la storia. Questa è una delle Bibbie. Poi c'è anche quella di 1500 anni fa che vedrete il video, ok? Vi lascio al video, buon divertimento, buona visione. David Lacoste Music, create da me. Grazie, a dopo. Amici, oggi sono qua per parlarvi del Corano e della Bibbia, la vedete? Qual è la differenza tra la Bibbia e il Corano? Ve lo spiego subito, e più vi spiego anche alcuni segreti. Ok, cominciamo subito. La Bibbia, andiamo a questo qui. Questa Bibbia è vera, certo, è stampata nei tempi di oggi, quindi è vera, certo. Ma cosa c'è che non è vero in questa Bibbia qui? Cosa c'è? Io l'ho scoperto dopo 6 anni che studiavo queste cose, i misteri, tutto il resto. Poi ho avuto anche il miracolo nella mia mano, che quel tempo ancora non era... Adesso vi posso spiegare bene. Allora, cominciamo. La Bibbia è tutto vero, il Primo Testamento, ma il Secondo Testamento è stato manipolato. Ma da chi? Io i nomi non ce li ho, chi li ha manipolato, può essere chiunque, ma sicuramente guardando il documentario, quando si è impossessata la massoneria della Chiesa Cattolica, io non posso sapere i nomi tutto, però anche diciamo che è stata cambiata questa parte. E voi direte da casa, ma perché è stata cambiata? E poi chi ci dice che ci stai dicendo la verità? Chi ce lo dice? Nessuno, adesso ve lo dico e vi do anche le prove. Ok, mettiamo da parte questo. Allora, il Primo Testamento è vero e non è stato cambiato. Il Secondo Testamento, dove c'è Gesù che purifica tutto, il maiale, il vino, quello è sbagliato, perché se Dio ieri ti ha detto che tu non puoi bere, ti ha detto che non puoi mangiare il maiale perché io l'ho creato per altri scopi, è impuro, è malato. Se io ieri ti ho detto che il sangue, cioè l'animale che tu mangerai, deve morire per dissanguamento, deve tagliare la vena aorta, quella che c'è qui, e morire per dissanguamento, non deve morire per malattie e né devi sparargli in testa o no per l'elettricità, e quando i musulmani ammazzano dicono nel nome di Dio la carne halal. Allora la carne halal che c'è ancora oggi è fatta in questo modo, la carne non halal non è ammazzata in questo modo, e quindi chi sta rispettando di più è sempre, dopo vedremo, i musulmani, perché riprendono tutte le cose vecchie dalla Bibbia. Ma io vi darò le prove in questo video. Ecco, la Bibbia è tutta vera, ma il Secondo Testamento non è vero. Non è vero perché se andiamo a prendere la Bibbia di 1000 anni fa, 1500 anni fa, che io non ce l'ho, non me la posso aprire, e però vi posso far vedere alcune foto, alcune scritture di gente studiosa, insomma, che è stata ritrovata, che vi spiega cosa c'è dentro questa Bibbia. E cosa c'è dentro questa Bibbia? Adesso vedremo. 1500 anni portati benissimo. Durante un'operazione antiricettazione nel 2000, la polizia turca ha trovato una Bibbia finita in un deposito e riscoperta solo ora. Scritta a mano in ottimo stato di conservazione, contiene molte tracce del periodo a cui risale. La Bibbia sarebbe in aramaico con alfabeto siriaco su fogli di pelle. Il suo valore è di 17 milioni di euro. Potrebbe essere una copia del controverso Vangelo di Barnaba, che secondo i musulmani è un Vangelo originale poi soppresso.
Rosso. Il Vaticano ha intanto chiesto alla Turchia il permesso di esaminare il documento. Il Vangelo di Barnaba contraddice il racconto canonico del Nuovo Testamento, ma ha una forte similitudine con la visione islamica di Gesù. Il Tribunale di Ankara ha inviato al Ministero del Turismo la Bibbia, che verrà esposta dopo una serie di lavori di restauro necessari, nonostante le sue buone condizioni. In Turchia una Bibbia antica 1000 anni è stata sequestrata dalla polizia a Tokat, un'antica città nel cuore dell'Anatolia. In 3 sono stati arrestati per aver tentato di vendere il libro sacro scritto nell'antica lingua assira. Ignota la provenienza della Bibbia, che ha solamente 51 pagine, la copertina è parzialmente danneggiata.